Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020. Signori, mancano le ultime due gare al completamento di questa stagione, prima stagione. Poi penso che, se siete d'accordo, ne faremo una seconda in cui cercheremo quantomeno di vincere il mondiale. Magari uno, il mondiale costruttori, il mondiale piloti. Penso di più quello piloti, perché il costruttore sarà molto più difficile. Però penso che un'altra stagione ce la faremo. Poi vediamo da come vanno i video e poi insieme decideremo se continuare ancora o fermarci qui. Detto questo signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti, per i commenti e per il supporto che date al canale e a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941. E tramite i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che sull'altra piattaforma, quella viola. Mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo, ultima cosa ma non la meno importante: in descrizione trovate i link dei canali dei miei abbonati, perché in quanto appunto abbonati a livello massimo hanno guadagnato, diciamo, il privilegio di avere il link in descrizione nei miei video. Dice: ma chi se ne frega, io l'ho promesso e lo faccio signori. Questa è una cosa, che è un privilegio che do e che potete sfruttare se la cosa vi può interessare. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo, io vado a farmi le prove libere off camera, ci vediamo quando siamo pronti per andare a farci le qualifiche. Ok signori, ci siamo, ho fatto le prove libere off camera, sono andato abbastanza bene, mi piace come il gran premio quello del Brasile, lo ricordo quando ci giocavo anni fa nella carissima PlayStation 1 e mi ci divertivo, no nel senso è un bel gran premio, lo conosco. E le prove libere sono andate bene con la nostra Maullo Racing. Adesso ci facciamo le qualifiche, sono gli ultimi due gran premi signori, ci sono questo, il Brasile, e quello di Abu Dhabi se non ricordo male. Però rimaniamo concentrati sul Brasile e cerchiamo di fare un buon giro signori, perché partire davanti non è necessario qui in Brasile, perché i punti per sorpassare ci sono, non dobbiamo avere di questi problemi. Però riuscire a mettere il muso davanti a tutte le altre macchine già all'inizio è già tantissima roba. Chi c'è prima? Hamilton, siamo noni, decimi, ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare signori, dobbiamo subito recuperare. Dai così, subito, primi, dai. Continuiamo così signori. Continuiamo così, riusciamo a mettere il muso davanti subito in qualifica. E tantissima roba. Ricordiamo che noi veniamo dalla vittoria in Messico. La vittoria in Messico. Quindi, alla fine stiamo facendo una buona stagione quella. Peccato per qualche gran premio in cui abbiamo sbagliato un po' troppo. Abbiamo sbagliato un po' troppo in qualche gran premio. Però adesso con la Maullo Racing stiamo andando bene. Sono andato completamente a fragole, ma porca miseria. Mi sono distratto un attimo, che stavo guardando dove sta Hamilton dietro di noi. O è Bottas, non lo so. Però gli abbiamo dato una pista, signori. Gli abbiamo dato una pista. Ce ne andiamo qua in Brasile, signori. Ce ne andiamo in Brasile. Dai così, pole position. Prendi e porta a casa. Il nostro Tom Hanks, che cazzo è, il nostro meccanico. Dobbiamo trovare un soprannome al meccanico, signori, che mi parla in inglese. Mi porta bene, quindi lo lasciamo sempre in inglese, che porta bene. Dobbiamo trovare un soprannome per il nostro meccanico inglese, un qualcuno di famoso che parla inglese. Oh, siamo arrivati al livello 6. Buono così. Le qualifiche sono terminate. Primi, secondo Hamilton, poi Verstappen, Leclerc, Bottas. Dove sta Giuliano? Che anche qui in Brasile è stato chiamato per i suoi concerti. Tanto è vero che fa 21esimo Giuliano, signori. Mamma mia, che pilota, 3 secondi gli abbiamo dato. Va bene, speriamo che in gara riesca a fare qualcosa di meglio. Perché ma non vedo l'ora dell'anno prossimo di prendere Ghiotto, signori. Mamma Ghiotto, come dovrà spingersela Ghiotto l'anno prossimo. E se riescono, quest'anno abbiamo Oh Giulietta, dimmi. Ma la mia impressione è che te sei una gran bella figliuola, che ti potete tenere il passo in qualifica in gara. Non ho dubbi che la nostra strategia per la corsa possa farci finire sul podio, ecco, diciamo così. Ma chi se ne frega, se non la forzate davvero moltissimo. Ma chi se ne frega della Mercedes, Giulietta? Che hai fatto a Capodanno, Giulia?
Cerco di andare fuori dalla parentesi del lavoro. Niente, no, non mi dà sazio, non mi dà sazio. Ma prima o poi diventerò campione del mondo, Giulietta. E anche tu dovrai chiedermi il numero di telefono. Dai, abbiamo battuto Ricciardo. Non ho visto, signori. Ah sì, abbiamo battuto Ricciardo perché la nostra fama è salita di botto. Anche quella di Giuliano. Giuliano che è salito e sceso, non ci ho fatto completamente caso. La Maulo Racing si avvicina al passaggio a livello 13. Buono così, buono così. Che stavo dicendo, signori? Ah, stavo dicendo che noi, se non sbaglio, noi abbiamo motori Renault. Se l'anno prossimo, la prossima stagione, mi piacerebbe prendere i motori Ferrari, così da avere proprio tutta la scuderia italiana, italiana. Motori Ferrari, compagno di squadra Ghiotto italiano, e portare avanti il tricolore, signori, e vedere se riusciamo a fare qualcosa di buono. Vediamo però, vediamo, vediamo. Ancora abbiamo un Gran Premio da concludere oggi e un altro Gran Premio da andare a fare la prossima lunedì, quello di Abu Dhabi, e completare la stagione. Non ho capito che ha detto, ho capito solamente podio. Io per sé per non mi tocco, signori, faccio gli scongiuri e ci siamo. Il tempo non è bellissimo qui, i miei meccanici non stanno. Ah, quello sta guardando, non si sa che. Quello lì si sta facendo i fattacci suoi. Questi invece, questi, quello li sta facendo leggere i messaggi di WhatsApp che gli ha mandato la tizia ieri sera. Decisamente sì. Va bene, signori, non perdiamo tempo. Dai, 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 il tempo non è dei migliori, è nuvoloso, ma la Maulo Racing non ci lascerà a piedi, signori. Dai, 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 5 luci, si sono accese subito, si sono accese subito, ste luci, partiamo bene, partiamo bene. Partiamo bene, Hamilton perde la posizione nei confronti di Verstappen, noi affrontiamo la prima curva con estrema tranquillità, non facciamo errori, signori, e ce ne andiamo subito. Dai, 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 se già gli evitiamo di farci prendere la scia in questa prima parte. Hamilton è partito malissimo, è finito quarto pure dietro Leclerc. Porca miseria, Hamilton è partito proprio male. Noi siamo partiti di lusso, abbiamo già dato 7 millesimi, 6 millesimi, 5 millesimi. No, si sta avvicinando, cazzo, si sta. Oh, mamma, come l'ho sbagliata sta curva. Dai, 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 dai. Signori, dobbiamo correre in maniera pulita. Sappiamo farlo sto Gran Premio, signori, sappiamo farlo. Non facciamo cretinate, ecco, tipo queste, ma porca. Ecco, se non metto un po' di pepe in ogni Gran Premio non sono contento, non sono contento. Se non mi inguaio da solo non sono contento. Se non mi inguaio da solo non sono contento, signore, non c'è niente da fare. Devo dire che io sono pure stupido perché mi sono dimenticato di utilizzare la modalità sorpasso per spingere più forte la macchina. E quindi giustamente il muro, me lo sono visto molto vicino, il muro, dai così. Spingi sta macchina fino in fondo, ok. È il primo giro andato, abbiamo fatto pure il giro più veloce. Dai così che mi voglio portare a casa tutto. Dai, 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 dai. Che noi tra l'altro stiamo lottando contro. Stiamo lottando contro Leclerc o contro Vettel in una posizione nel campionato piloti. No, 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 non te lo cedo. Non ti cedo il lato buono della pista. Non ti cedo il lato buono della pista. Te ne devi andare a quel paese, Verstappen. Non mi rompere le giare, Verstappen. Verstappen, non mi rompere le giare. Stai al tuo posto, mannaggia di una miseria. Stai al tuo posto, non è perché te c'hai la Red Bull, puoi venire qua a fare lo spagas a casa mia. L'ho fatto pole position, ho fatto il miglior giro, non te lo lascio sto Gran Premio, dai, 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 dai. L'altra volta chi era l'altra volta? Hamilton, Hamilton. L'altra volta ancora Ricciardo che ci ha sfidato. Oggi è Verstappen, dico, ma tutti, dico, non si possono accontentare della seconda posizione, no. No, devono per forza rompere le scatole a noi. Dai, 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 apri il DRS. Sì, il DRS, apri la modalità sorpasso come se non ci fosse un domani. Dai, 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 dai. Occhio all'erba. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Siamo messi malissimo, signori. Siamo messi malissimo perché loro ora possono attivare il DRS. Noi dobbiamo dargli più di un secondo, dobbiamo dargli più di un secondo. E invece abbiamo sbagliato completamente. Dai, 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 qui lui per aprire il DRS. Aia, aia, iniziano le sofferenze, signori, iniziano le sofferenze perché ora loro si avvicinano. Dai, 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 devi correre, macchinina, corri, corri, macchinina. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dobbiamo solamente tenere e crederci. Dai, 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 no, 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 leggermente lungo, tagliala così, bravo, 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 bravo. Miglior giro è nostro, miglior giro è nostro. Quindi comunque un altro punticino ce lo portiamo. Dai, 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 dai. Frena, 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 gira, ok. La modalità sorpasso me la tengo tutta per il rettilineo finale, signori. Così ce lo spariamo tutti là e evitiamo di dargli la possibilità del DRS.
che questi col DRS ci fanno il pelo e il contropelo. Dai così, qualità sorpasso, sparata tutta. Dai, dai. Un secondo e due, perfetto. Non può aprire il DRS, non può aprire il DRS. Buono così, buono così, buono così. Chiudilo, chiudilo. Buono così, dai, dai. Forse abbiamo fatto di nuovo il miglior giro, non lo so, non ci ho fatto caso. Però so che abbiamo un secondo e mezzo di vantaggio su Verstappen. E questa cosa mi piace, apriamo un poco la modalità al sorpasso. Dai, 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 sparatelo un poco. Un secondo e quattro, mi sta benissimo un secondo e quattro di vantaggio su Verstappen. Dai, 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 dai. Non gli ho fatto aprire il DRS in quel punto. Speriamo di non farglielo aprire nemmeno nella zona del traguardo. Un secondo e quattro, dai, non posso perdere tutto sto vantaggio in mezzo giro. Dai, 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 dai. Bravissima la macchina, questa la potevamo fare leggermente meglio come curva. Abbiamo fatto un po' a cacata. Però dai, 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 così, dai, così. Che quelli stanno entrando in bagarre tra di loro e noi ce ne andiamo. Stanno entrando in bagarre tra di loro. Perché ora tutti possono aprire il DRS, signori, l'ala mobile, quella posteriore. E si inizieranno ad avvicinare, a raggiungere fra di loro. Noi possiamo sfruttare questa cosa per andarcene ancora più veloce, più lontano. Dai così, ma a sorpasso come se non ci fosse un domani. Un secondo e otto. Bello, signore. Dovevamo semplicemente riscaldare le gomme. Dovevamo semplicemente riscaldare le gomme. Un secondo e nove. Un secondo e nove. Dai, ultimo giro, signori. Ultimo giro. Vediamo di farlo pulito. Vediamo di farlo pulito e cerchiamo di fare il miglior giro. Come tempistiche. Abbiamo preso un po' stretta, però va bene. Va bene lo stesso, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Apri un po' di modalità del sorpasso. Un secondo e uno. Ma non li vediamo più. Verstappen si è arreso, signori. Verstappen si è arreso alla legge. Verstappen si è arreso alla legge. Dai così, alla legge della Maullo Racing. Alla legge di Papa Maullo, che quando non allena i gamberetti si fa i gran premi di Formula 1. Dai così, è multitasking. Fa tutto questo Papa Maullo. Dai così, dai, 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 dai. Che cazzo, mamma mia, ho visto l'elicottero passare davanti, pensavo fosse un UFO. Vabbè, sì, niente. Piccole impressioni. Dai, 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 frena bene. Oh, abbiamo frenato troppo. Dai, 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 dai. Va bene, 2 secondi e 3. Qua ti piede schiacciato. Dai così, frena, frena, frena. Abbiamo fatto un settore centrale di schifo. Apri la modalità del sorpasso e andiamo a vincere in Brasile, signori. Ci siamo portati a casa il secondo successo consecutivo. Non so a quanti successi siamo arrivati quest'anno, forse a 5 o forse a 6. Dai, è così, la Maullo Racing trionfa in Brasile dopo la fuga in Messico. Conquistiamo anche il Brasile, signori. Dai così, dai così, dai così. Bello, pilota del giorno Ricciardo. Ma che c'entra Ricciardo, porca di una paletta ambriaca? Ho vinto, ho fatto pole position. Come l'altra volta, come in Messico, signori. Come in Messico. Non me lo vogliono dare il pilota del giorno. Uno che fa pole position, giro veloce e vittoria, non è il pilota del giorno. Guardalo, grande lì. Il nostro Papa Maullo. Bella, 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 vittoria importante. Qui i clandestini che abbiamo accolto ultimamente festeggiano tra di loro, anche se si guardano e non si conoscono. Bravi, 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 sono stati tutti bravi. E dai così, anche Verstappen si è arreso, signori. Secondo Verstappen, terzo Leclerc. Dai, un'altra coppa portata a casa. Un'altra coppicina portata a casa. E si brinda tutti assieme. Il nostro ingegnere non sa che fare, è contento, sorride. Si sta portando a casa la coppa. Ah no, 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 si è seduto. No, continua a brindare. Dai, champagne per tutti, signori. Champagne per tutti, come se non ci fosse un domani. Bella così. Sono contento, sono contento. Diamo il 5 a tutti. Dai, una vittoria importante in Brasile. Altri 26 punti. Perché 25 più il giro veloce sono 26 punti che ci portiamo a casa. Di cui non mi lamento completamente. Non mi lamento completamente. Vediamo dove è arrivato Giuliano. Giuliano è arrivato 19esimo, partiva 20esimo, arriva 19esimo. Bah, ma chi lo capisce a questo? Chi lo capisce? Questo veramente si è dato ai concerti, signori. Si è dato ai concerti e non lo ferma più nessuno. Non lo ferma più nessuno con la sua band e non lo ferma più nessuno. Vediamo la posizione in classifica. Abbiamo superato nessuno. Abbiamo superato nessuno, ma siamo a 2 punti da Vettel, signori, all'ultimo Gran Premio. Potremmo anche superare Leclerc, lo vedo più difficile, ma Vettel potremmo superarlo, signori. Se facciamo un buon Gran Premio e arriviamo davanti a Vettel ad Abu Dhabi, potremmo superarlo. Vettel, la Ferrari, no, costruttori ormai siamo quarti, senza ombra di dubbio, siamo quarti e ci va bene così, ci va bene così. Va bene, signori, vediamo se c'è Giorgetta che ci fa le ultime domande, vediamo, vediamo.
No, non è venuta Giorgia a farci le domande. Ci sono rimasto troppo male. È scarpata col cameraman. Col cameraman. No, ci sono rimasto malissimo. No, ci sono rimasto malissimo. Comunque, signore, noi la sfida con Ricciardo l'abbiamo vinta. Abbiamo portato a casa altri bei punticini che male non fanno. Non abbiamo distrutto la macchina. Giuliano è contento. Dico, gli abbiamo dato la paghetta settimanale ed è contento. Va bene così, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto e lunedì prossimo per l'ultimo Gran Premio di questa stagione. Bella raga, ciao!